A Palermo la DIA mette sigillo alla ditta di pulizie che lavorava nel cantiere del passante ferroviario. Sembra fosse gestita dalla famiglia Teilo Piccolo. La Guardia di Finanza invece sequestra i famosi hotel della famiglia Ponte. Ennesimo colpo di mano di Crocetta che, senza concordare con gli interessati, cambia destinazione per lo scarico dei rifiuti ai comuni di Terrasini e Partinico, ma senza comunicazione ufficiale. Gli operai del lato non sanno dove scaricare. La Camera dei Deputati ha approvato le nuove tariffe sull'IMU agricola, malgrado dal popolo erano arrivate indicazioni diverse. Servono per compensare gli 80 euro, hanno detto dal PD. Continua così la dittatura Renzi. La centralina di controllo dell'aria sarà installata dopo il primo consiglio utile. Lo sostiene il sindaco di Capaci, dopo la sollecitazione avuta dal Movimento 5 Stelle. Anche più di una, se sarà necessaria, ha dichiarato ai nostri microfoni Sebastiano Napoli. Buonasera e bentrovati a Studio TV7. Oggi è venerdì 20 marzo. Dunque apriamo con due notizie di cronaca. Due sequestri, uno effettuato dalla DIA, che ha messo sigillo ad una ditta di pulizie che lavorava all'interno del cantiere del passante ferroviario. Sembra, secondo gli inquirenti, che la ditta fosse gestita da affiliati alla famiglia Lo Piccolo. Le indagini hanno preso spunto da un normale controllo antimafia negli uffici amministrativi della SIS su disposizione del prefetto Francesco Cannizzo. Agli uomini della DIA è apparso subito chiaro che la ditta che fa le pulizie nella sede del consorzio impegnato nella realizzazione del passante ferroviario è vicina ai boss di San Lorenzo, i Lo Piccolo. Le indagini sono arrivate alla conclusione che l'azienda Multiservice Ital Group, che opera nel settore delle pulizie del giardinaggio, di fatto era sotto il controllo di Cosa Nostra, in particolare di appartenenti al mandamento di Palermo San Lorenzo. Da questo è scattato il sequestro effettuato dalla DIA per un valore di 800.000 euro nei confronti di due imprenditrici palermitane titolari della Multiservice, Maria Loredana Orlando e Girolama Calì. La prima è cognata di Marcello Trapani, che fino al 2008 è stato l'avvocato dei boss Lo Piccolo, poi arrestato e ha deciso di collaborare con la giustizia. La seconda, ufficialmente amministratore unico della società, è sposata con un impiegato dell'AMAT, Rosario Trapani, che negli scorsi mesi è risultato in contatto telefonico con un altro boss di San Lorenzo, Giulio Caporrimo. Il provvedimento ha colpito i beni aziendali, immobili e quote societarie. Gli accertamenti sulle ditte impegnate nell'esecuzione dell'importante appalto hanno evidenziato a carico della Multiservice elementi di infiltrazione mafiosa. Sembra inoltre che alla Multiservice abbiano lavorato anche personaggi organici e comunque contigui a Cosa Nostra: Francesco Paolo Liga, uomo d'onore della famiglia di Tommaso Natale, e un suo familiare. E da quanto sostengono le risultanze investigative, l'azienda ha potuto aggiudicarsi l'appalto non solo grazie all'intervento di un importante esponente di Cosa Nostra, che avrebbe aiutato le due donne a regolarizzare la loro posizione contributiva per il rilascio del DUR. Il sequestro di oggi ha riguardato l'intero capitale sociale ed il compendio aziendale della Multiservice Ital Group, tre immobili, tre veicoli e cinque rapporti bancari e finanziari. Un altro sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato tre alberghi nel centro di Palermo, gli albergatori Ponte e la famiglia Sveglia, dunque di nuovo nel mirino dell'autorità giudiziaria. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito, su disposizione del Tribunale di Palermo, due provvedimenti di sequestro emessi nei confronti di familiari del noto Marcello Sveglia, già arrestato nel gennaio 2014, e delle società del gruppo alberghiero Ponte, già coinvolto nelle indagini della Procura di Palermo per cointeresse con la famiglia Sveglia. L'operazione odierna si inquadra nell'ambito delle linee operative dettate dal Comando Generale della Guardia di Finanza volta all'aggressione dei patrimoni criminali secondo la tecnica del doppio binario. Il sequestro è finalizzato alla confisca di prevenzione di tre società alberghiere che gestiscono tre noti alberghi di Palermo: la Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino, il Grand Hotel Garibaldi nei pressi del Politeama e l'Hotel Borgo Vecchio nel cuore del quartiere Borgo Vecchio, oltre alla società capogruppo con un capitale sociale complessivo di circa 7 milioni e
500.000 euro. L'indagine era nata dai rapporti poco chiari fra il gruppo Ponte e la famiglia Sveglia, con particolare riguardo alla gestione dell'hotel Garibaldi e all'acquisto da parte del gruppo Ponte di un credito vantato da Sicilcassa nei confronti degli Sveglia. L'operazione finanziaria venne fin da subito ritenuta poco credibile e finalizzata a trasferire con partite di giro liquidità dal gruppo Ponte agli Sveglia, che evidentemente in passato avevano assunto cointeresse con gli albergatori. La seconda misura di prevenzione patrimoniale riguarda invece sostanzialmente Marcello Sveglia, già colpito da analogo provvedimento di prevenzione nel 2011, emesso allora in capo al padre Francesco Paolo, scomparso lo scorso anno. Marcello, questa volta sulla base delle investigazioni svolte dal Nucleo Speciale di Polizia Volontaria della Guardia di Finanza, è stato ritenuto socialmente pericoloso. A Marcello Sveglia, indirettamente attingendo con la misura di prevenzione due soggetti prestanome, sono stati oggi sequestrati rapporti bancari, postali e assicurativi, un appartamento nel centro storico di Palermo, due locali commerciali in zona Noce, un'autovettura per un controvalore di circa 500.000 euro. E adesso parliamo di rifiuti, perché c'è un intervento del Movimento 5 Stelle su Crocetta. Definiscono il presidente confuso e smemorato, perché dice che vuole penalizzare i comuni che non fanno la raccolta differenziata, mentre secondo il Movimento 5 Stelle bisognerebbe premiare coloro i quali la fanno. Dizio. Sulla differenziata Crocetta ha le idee confuse su Mister Bianco, o mente o non sa nemmeno cosa firma. Il Movimento 5 Stelle allarse all'attacco del Presidente della Regione dopo le dichiarazioni rilasciate recentemente che annunciano una tassa in finanziaria a carico dei comuni che differenziano poco i rifiuti, e sulla discarica a cavallo tra Mister Bianco e Motta chiusa, quando lui stesso firma periodicamente un'ordinanza per farvi scaricare una quantità maggiore di rifiuti. La deputata del Movimento 5 Stelle Angela Foti evidenzia che per alzare la percentuale di differenziata i comuni andrebbero incentivati e non puniti, vanno premiati quelli virtuosi. In questo senso il Movimento 5 Stelle aveva presentato alcuni emendamenti in finanziaria che sono stati puntualmente bocciati. Angela Foti li ha illustrati con un accorato appello in aula. Servivano a premiare le amministrazioni virtuose che si sarebbero impegnate a mandare meno umido in discarica, meno rifiuti e a diffondere buone pratiche. Non c'è stato nulla da fare, la maggioranza, col parere negativo del governo, ha votato contro. Ancora più duro il gruppo sulla gestione della discarica. Valanghe d'inverno di Motta Sant'Anastasia. Il presidente Crocetta dimostra di avere pessima memoria oppure di non sapere neppure cosa firma quando sostiene che la discarica Valanghe d'inverno è chiusa, dimenticando che dal 28 novembre ogni mese lui rinnova un'ordinanza in cui aumenta fino a 1040 tonnellate al giorno la capacità di conferimento, derogando al contempo sul trattamento dell'umido. Chissà di cosa parleremo quando non ci sarà più Crocetta al governo, perché è chiaro che dà argomenti di discussione sia ai suoi avversari politici ma anche a noi giornalisti, perché ne combina una al giorno quando va bene. E ne abbiamo appreso un'altra. Ieri sembrava che la riunione di Cinisi potesse dare una svolta ai comuni del lato Palermo 1, o quanto pare oggi è venuto qualcosa di strano. Ce ne parla l'assessore del comune di Terrasini, Gianfranco Puccio. Assessore. Salve Federico, buonasera a tutti i telespettatori. E allora, che cosa è successo con Crocetta? Ieri eravate tranquilli, insomma, avevate raggiunto una sorta di accordo tra tutti i sindaci, oggi? No, nulla di strano in merito all'accordo raggiunto. Quello resta. Tra gli 11 sindaci del lato Palermo 1, mancava solo il sindaco di Carini. In merito a quello che si era chiesto precedentemente per l'accentramento dei costi. Ieri pomeriggio, in maniera inaspettata, ma nessuno se l'aspettava, fra Terrasini e Partinico, che erano gli unici due comuni del lato Palermo 1 ad essere autorizzati su Trapani, ieri pomeriggio così qualcuno si alza senza avvertire nessuno, senza comunicare nulla a nessuno. I due paesi interessati, come ripeto, sono Terrasini e Partinico, autorizzato e conferito alla discarica di Trapani fino al 31 di marzo. Stamattina ci arriva una comunicazione così appresa via telefonica, non direttamente, perché non c'è stata nessuna comunicazione fatta dal Dipartimento o dalla Regione ai comuni interessati,
e ci inibiscono alla discarica di Trapani e ci deviano a Bellolampo, e o Siculiana. 2 giorni a Bellolampo, 3 giorni a Siculiana. Ma io vorrei spiegare a questa gente che fa le ordinanze, al Presidente della Regione, al Dipartimento, con tutto il lavoro che hanno, per l'amor di Dio, ma è questo il modo di comportarsi nei confronti dei comuni che stanno soffrendo e fanno continuamente sacrifici per cercare di mantenere puliti i propri paesi? Scusa, assessore, ma se scaricate a Bellolampo non ci sarebbe un vantaggio da Trapani? Indipendentemente, più questo non ha importanza, non è il vantaggio. Il vantaggio non c'è, le posso assicurare, perché bisogna andare a valutare il costo del conferimento, ma qui non è certo. Il vantaggio o meno tra Bellolampo, Siculiano, Trapani. Qua è il modo in cui si prodigano le ordinanze. Non è possibile che un dipartimento, acque e rifiuti, la regione, il presidente Crocetta, e ieri pomeriggio alle 6:30 fanno un'ordinanza e l'indomani mattina i comuni debbono attivarsi per procedere in altre discariche. E prima che io conferisco in discarica debba avere il contratto, debba avere il parere favorevole da parte della discarica che deve ricevere i rifiuti, debbo stipulare tutta una serie di documenti che gli uffici tecnici debbono preparare per arrivare in discarica. Non si risolvono i problemi così in 2 ore. Ha provato a sentire qualcuno al dipartimento? Al dipartimento oggi la cosa strana, c'è lo sciopero dei regionali, al dipartimento non c'è nessuno nei piani alti del dipartimento. Ho provato a raggiungere qualche amico telefonicamente del dipartimento, qualche ingegnere del dipartimento, e mi hanno comunicato che nei piani alti non c'è nessuno perché sono in sciopero. E allora dico, se il sindaco di un paese, se l'assessore di turno in un paese non avessero le competenze per cercare di risolvere il problema, ma come si farebbe? Certo. Ma non è questo il modo di dare una soluzione al grave problema dei rifiuti che attanaglia continuamente il lato Palermo 1. Quindi, assessore Puccio, diciamo che dà ragione anche al servizio che abbiamo visto qualche minuto fa. I grillini dicono che Crocetta è confuso assolutamente. Ma io credo che Crocetta, non lo so se è confuso, no? Io non mi permetto di giudicare in maniera inopportuna il Presidente della Regione, perché per me è sempre l'istituzione, il Presidente della mia Regione e a cui pongo tutta la mia stima. Però io gli dico di valutare le cose in maniera chiara prima di farle. Cioè, se questa ordinanza doveva essere fatto perché Trapani ha delle esigenze particolari e non poteva più ricevere rifiuti di Terrazzini e Partinico, ma che ce lo potessero annunciare almeno 48 ore prima e dirci: guarda, comune di Terrazzini, comune di Partinico, voi fra 3 giorni andrete a scaricare a Bellolampo e a Siculiana. Allora c'è il modo e il tempo di potersi organizzare. Ma queste cose fatte così in maniera repentina, in maniera così violenta, creano solo disagio e preoccupazione. Certo. E non è più possibile ragionare in questa maniera se dobbiamo andare verso una soluzione definitiva del grave problema del lato Palermo 1. Certo. Hai detto bene tu, Federico, l'altro, ieri c'è stata una riunione dove 11 sindaci con grande determinazione hanno detto al nuovo commissario del lato Palermo 1, Cilluffo, che vogliono il centro dei costi. Ma tutto questo non avviene perché gli 11 sindaci vogliono mettersi di traverso a ciò che vuole fare il commissario Cilluffo. Assolutamente no, ci sono delle chiare problematiche. Prima di tutti i costi, i cittadini non possono più sostenere costi elevati. Certo. Allora ogni sindaco con grande senso di responsabilità cerca di economizzare. L'efficienza. Lato Palermo 1 non ha prodotto efficienza. Io ho avuto l'impressione che dalla riunione di ieri io l'ho ritenuto importante, perché finalmente i sindaci stanno cercando di riprendere l'autorità che avevano persa, perché poi i cittadini indicano i sindaci e gli assessori quali responsabili dello sfacelo, ma di fatto sino a ieri non hanno mai avuto una responsabilità indiretta. Ieri c'è stata una presa di posizione netta e presumo, dammi conferma, presumo che se viene accettata insomma la proposta di ieri e la sorta, insomma, gli ATO sostanzialmente scompaiono, perché si dà l'input per gli ARO sostanzialmente col centro di costo. Certo. Ma è chiaro che la spinta, la propulsione che deve essere data è per arrivare in maniera definitiva all'ARO che ogni comune sta cercando di fare. Ma nelle more che altri comuni ancora non sono pronti, perché io ho apprezzato gli sforzi che ha fatto il comune di Montelebro e il comune del Giardinello, la quali già hanno dato seguito all'ARO e l'altro ieri sono andati in gara, ieri hanno aperto le buste, e questi comuni da fra qualche giorno, fra qualche settimana saranno in autonomia totale. Ma ripeto, nelle more che altri comuni si preparino, non si può lasciare il paese allo sbando, non si può.
È chiaro che ogni sindaco, ripeto, cerca di risolvere il problema in maniera serena, in maniera pacifica, assumendosi le proprie responsabilità. E il commissario gestionale, non il commissario liquidatore, il commissario gestionale di una società non può ripetere gli stessi errori che sono fatti in passato, quello di accentrare tutto sulla società. Mi rendo conto, ma comunque avete risolto, scaricherete a Bellolampo o a Siculiana, insomma. Io dopo una mattinata, dopo da stamattina alle 8, che per così per caso ho letto questa emanazione di un'ordinanza in internet, perché al comune, né al sindaco, né all'ufficio tecnico è arrivata nessuna nota. E io l'ho dovuta leggere così, improvvisato su internet. Oggi abbiamo cercato di tamponare risolvendo, parlando con Bellolampo, che di pomeriggio riceveranno i nostri rifiuti. Domani riceveranno i nostri rifiuti, domenica non possiamo fare servizio. Lunedì, grosso punto interrogativo, perché sicuramente lunedì potremmo conferire due giorni alla settimana, conferiremo a Bellolampo e tre giorni su Siculiana. Dico io, ma se questo è il modo di andare verso un'evoluzione diversa, verso un'innovazione del problema dei rifiuti, io me ne guarderei bene prima di procedere. Noi seguiamo l'evento, assessore, comunicaci eventuali novità. Qualunque novità ci sono, sarete sempre prima ad essere informati per la stima che pongo e poniamo tutti nell'interesse di TV7 come interesse della collettività. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie. E adesso dai rifiuti passiamo all'acqua, da Terrasini passiamo a Partinico, perché il gruppo consiliare Cambiamo Partinico ha mandato una nota nella quale si dicono sorpresi dal comunicato del presidente del Partito Democratico Michele Calati, di cui ieri abbiamo parlato, perché si aspettavano dal PD, che è un partito di governo, una proposta concreta in merito al problema della gestione idrica. Apprendiamo con profondo stupore, scrivono i rappresentanti del gruppo consiliare Cambiamo Partinico, che al presidente del Partito Democratico Michele Calati sono serviti 3 consigli comunali, 2 anni di crisi idrica, mesi di dibattiti politici da parte degli altri partiti locali ed una scelta presa dalla maggioranza del sindaco Lo Biondo in consiglio comunale per comprendere l'orientamento giuridico in merito al futuro del servizio idrico. Cambiamo Partinico si chiede quando e se Calati riuscirà a comprendere anche l'orientamento politico dell'amministrazione che lui sostiene. Dopo pagine di comunicati stampa, il gruppo Cambiamo Partinico scrive che si sarebbero aspettati da un partito che vanta la presenza del sindaco tra i suoi iscritti e un gruppo consiliare di ben 6 rappresentanti una proposta politica chiara ed inequivocabile. Il presidente Michele Calati invece si mantiene sul vago. Da ciò concludono che il Partito Democratico, in modo analogo a quello del primo cittadino della sua maggioranza, non sia in grado di esporre una propria posizione che consenta di risolvere anche in questa fase ambigua e indefinita la vicenda della gestione delle reti idriche. Non si può essere protagonisti di questa vita politica e assumere scelte che riguardino la tutela dei diritti dei cittadini se non attraverso posizioni chiare e proponendo soluzioni concrete e alternative a quelle che continuamente la Giunta regionale, supportata dallo stesso Partito Democratico, cala dal cielo in un clima di profondo disorientamento amministrativo e conseguente degrado politico-sociale. Il gruppo consiliare Cambiamo Partinico ribadisce ai cittadini che loro, come sempre, hanno un'idea di governo di questa città, che nel caso concreto porta a chiedere la gestione diretta delle reti in armonia con quanto gli stessi cittadini hanno chiaramente espresso in sede referendaria ed in modo analogo a quanto lo stesso comune di Partinico faceva nel 2007, prima che il sindaco Lo Biondo regalasse le reti ad APS. Le proposte di Cambiamo Partinico, come sempre, sono supportate da dati concreti che riguardano non solo le risorse finanziarie, ma anche la disponibilità del personale che in questa fase di emergenza gestisce direttamente attraverso l'unità di crisi istituita dal sindaco e che si occupa anche delle funzioni del depuratore, ostacolo che in questi giorni avevano prospettato come impossibile da risolvere se non attraverso l'affidamento a soggetti esterni. In realtà il personale assunto per queste funzioni è sempre stato all'interno dell'organico del comune, anche quando la gestione era affidata ad APS. Il gruppo consiliare Cambiamo Partinico chiede al Partito Democratico
di prospettare una soluzione chiara ai cittadini che non possono assistere inerti ad un continuo scambio di responsabilità tra regione ed amministrazione comunale. La proposta di Cammino Partenico, come ha ribadito continuamente, è a disposizione di tutti coloro che si mostrino aperti al dialogo nei tempi utili e necessari. Continueranno a sostenere che ad oggi l'unica soluzione possibile in mancanza di alternative plausibili per la gestione veramente pubblica dell'acqua sia la gestione diretta delle reti senza nessun intermediario di sorta. I carabinieri arrestano in episodi distinti 6 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, tra questi quasi tutti stranieri. Continuano senza sosta i servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale di Palermo con la preziosa collaborazione dei cani delle unità cinofile dei carabinieri. Il bilancio è di 6 arrestati tra capoluogo e provincia nel quartiere Falso Miele. I militari della stazione Palermo-Villa Grazia hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Benedetto Di Lorenzo, palermitano di 50 anni. L'uomo, a seguito della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 47 grammi di cocaina e 27 di eroina. È stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo concluso con la convalida dell'arresto e poi la liberazione. In via del Bosco i carabinieri della stazione Palermo Reto hanno arrestato 3 ghanesi domiciliati in città: Zakari Mohamed del 1980, Yav Ansa del 75 e Musa Sami del 94. A seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato e sequestrato un ovulo di eroina del peso di 7 grammi circa, uno di eroina del peso di 8 grammi, una bustina di eroina del peso di 0,5 grammi, un involucro di cellofan con all'interno 50 grammi di marijuana, 7 bustine di marijuana del peso di 6 grammi ciascuno, 2 bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Contestualmente sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato, poiché a seguito del controllo effettuato con l'ausilio dei tecnici dell'Enel è risultato che i 3 ghanesi avessero allacciato abusivamente alla rete cittadina l'impianto elettrico della propria abitazione. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale Pagliarelli. La notte scorsa, intorno alle 23, una pattuglia della stazione Palermo Piazza Marina, transitando in via dei Materassai, ha notato un giovane muoversi con fare sospetto nelle immediate vicinanze di un'autovettura in sosta. Dopo alcuni minuti il ragazzo, sempre con fare guardingo, è stato raggiunto da un trentenne. Si avvicinava alla ruota posteriore di una Smart, da dove prelevava un involucro che consegnava dietro lo scambio di denaro. I carabinieri decidevano di entrare in azione, ma accortesi dell'arrivo dei militari, l'acquirente si dava alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il ragazzo invece veniva fermato ed identificato in Calogero Leandro Naso. A seguito della perquisizione personale locale, i carabinieri trovavano e sequestravano 53 stecche di hashish, 19 dosi di cocaina e 135 euro in contanti. Accompagnato in caserma, Calogero Naso è stato tratto in arresto e poi tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli. A Monreale i carabinieri della stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Salvatore Naimi, palermitano del 70, residente a Monreale. Il 44enne è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva 3 grammi di hashish ad un giovane. Dopo la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di ulteriori 12 grammi di sostanza suddivisa in dosi. Anche lui è stato tradotto presso il carcere Pagliarelli. E adesso un'altra bel regalo del governo Renzi, perché arriva l'IMU agricola. Si era parlato dell'IMU agricola che avrebbe potuto mettere in ginocchio i già martoriati imprenditori agricoli. Ci sono state tante iniziative in tutta Italia, manifestazioni, espressioni di popolo, ma Renzi e il suo governo non si sono preoccupati del problema e ieri alla Camera è passato il decreto e quindi insomma ci sarà una nuova e più cara IMU agricola. Continua insomma la mannaia di Renzi, che sta rendendo sempre più poveri i lavoratori e sta arricchendo qualcuno che già era ricco.
Non sono bastate le assemblee, le proteste dei coltivatori e delle organizzazioni sindacali per convincere il governo Renzi ad eliminare l'odiosa tassa sui terreni agricoli, fonte di grave danno a milioni di proprietari e coltivatori della terra. A questa battaglia di civiltà anche Partinico ha dato il suo contributo con l'assemblea organizzata nel Palazzo dei Carmelitani dal gruppo consiliare Cambiamo Partinico, con la presenza dell'onorevole Erasmo Palazzotto di Sinistra, Ecologia e Libertà, che si è fatto portavoce alla Camera dei Deputati degli interessi dei coltivatori del Partenicese. Non c'è stato però nulla da fare, la volontà popolare vale meno degli obiettivi di un governo che ogni giorno affossa diritti ed interessi di lavoratori. La Camera dei Deputati ha approvato il decreto che opera la tassazione, seppur in alcune parti migliorato, e sebbene i partiti di opposizione abbiano ottenuto la costituzione di un tavolo tecnico per verificare nel proseguio gli effetti devastanti di questo nuovo grave balzello, quel che scandalizza e sconcerta è la ragione per cui il governo ha voluto questa nuova tassa. Lo ha dichiarato durante il dibattito l'onorevole del Partito Democratico Sabrina Capozzolo. Ha detto la deputata del PD che l'introduzione dell'IMU agricola occorre alla copertura del bonus di 80 euro. Dunque, per accrescere le clientele elettorali, il PD di Renzi ha messo ancora una volta e in maniera spregiudicata le mani nella nostra già disastrata agricoltura. Chissà quanto arriveremo a pagare questo bonus di 80 euro che è andato ad una sola categoria di lavoratori, e perché tutti gli aumenti poi fanno riferimento al bonus di 80 euro. È chiaro che poi andarci a capire non è semplice, non siamo tutti economisti. C'è una sola realtà e una sola constatazione da fare, che la preannunciata luce in fondo al tunnel di Renzi ancora, diciamo che, non si vede. A proposito di campagne, arrivano dei soldi, c'è una promozione, una campagna di informazione. La campagna è un luogo in comune. Ci sono fondi regionali con il PSR che da qui al 2020 metteranno a disposizione oltre 20 miliardi di euro per le campagne e gli imprenditori agricoli. Dai selfie agricoli ai giochi rurali per bambini, dai gadget alla possibilità di diventare testimonial dello sviluppo rurale sui social network, una campagna di comunicazione all'insegna dell'infotainment. La Rete Rurale Nazionale scende in piazza per un'iniziativa basata sulla comunicazione non convenzionale per spiegare ai cittadini le opportunità e i benefici delle politiche di sviluppo rurale. Dopo il grande successo riscontrato a Napoli, in Piazza Dante, la nuova tappa è a Palermo, in Piazza Unità d'Italia, per tutto il weekend. Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, si potranno conoscere nel dettaglio i nuovi programmi di sviluppo rurale regionali, il PSR, che da qui al 2020 darà moltissime opportunità alle aziende agricole e benefici ai cittadini con fondi che ammontano a 20 miliardi e 800 milioni di euro. Darà l'opportunità di conoscere tutte le attività delle aziende agricole moderne, che non solo garantiscono l'approvvigionamento alimentare sulle nostre tavole, ma grazie al sostegno dei PSR regionali sono sempre più indirizzate verso la tutela dell'ambiente e del territorio. Le aziende agricole producono energie rinnovabili, offrono servizi come agriturismi e fattorie didattiche e in generale costituiscono un volano fondamentale attorno al quale si costruisce il futuro delle aree rurali. Per spiegare meglio ai cittadini tutto questo, la Rete Rurale Nazionale scende in piazza in 10 città italiane con la campagna È un luogo comune, una campagna di comunicazione innovativa rivolta a bambini, famiglie, giovani. Grande è l'attenzione rivolta al ricambio generazionale in agricoltura e in generale a quella fetta sempre più ampia di cittadini che, come ormai assodato, sta riscoprendo i valori dei mestieri legati alla terra. L'iniziativa sarà anche un'occasione per comprendere meglio il pensiero dei cittadini rispetto alle potenzialità offerte dalle aree rurali, le aspettative dei giovani e la percezione dei bambini, con delle interviste mirate. L'appuntamento è per domani, sabato 21 e domenica 22 marzo, in Piazza Unità d'Italia a Palermo, dalla mattina al pomeriggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, oltre che su Facebook, Instagram e Twitter. La Rete Rurale Nazionale è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo, Rete Rurale Europea, che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali. Adesso spostiamoci a Capaci,
abbiamo due servizi che riguardano l'ambiente. Uno quello che riguarda la cementeria d'Isola delle Femmine, il Movimento 5 Stelle con il deputato Claudio Mannino aveva invitato la scorsa settimana, lo fa già da tempo veramente, i due comuni Isola delle Femmine e Capaci ad installare due centraline di monitoraggio dell'aria previste insomma, nell'autorizzazione concessa alla cementeria. Noi abbiamo contattato il sindaco di Capaci che ci ha assicurato che la centralina sarà installata dopo il primo consiglio utile. Come sentirete dall'intervista, se sarà necessario, lui proverà a farne installare anche delle altre perché vuole essere il primo garante dell'aria pulita di Capaci. Anche la Commissione europea si sta interessando del caso della Italcementi, diciamo che sotto riflettori i due comuni di Isola e di Capaci perché da tempo avreste dovuto avviare le centraline che invece sono ancora ferme. No, ma non è tanto un inadempimento del comune, dico, è tutto un lavoro complesso, particolare che coinvolge diverse organismi, quindi l'assessorato regionale, l'ARPA e così via discorrendo. Noi siamo pronti, dico già la delibera in consiglio comunale, è stata rinviata l'ultima volta perché c'era da integrare l'atto che era manchevole in qualche sua parte, è stato corretto, per cui è già all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, quindi credo che nel giro di ormai poche settimane sarà approvato, già è stato anche discusso precedentemente, quindi sarà approvato al consiglio comunale e verrà assegnata l'area dove può essere posizionata la centralina per il monitoraggio dell'aria. Cosciente che voi dall'amministrazione dovete essere i primi garanti che l'aria del territorio sia efficientemente pulita? Certo, ma difatti il monitoraggio è per questo, tra l'altro ripeto, viene fuori dopo un anno e passa di controlli, lavori fatti in collaborazione con questi altri organismi, con l'ARPA e così via, proprio per individuare, dopo che abbiamo fatto per un anno e passa delle prove tecniche provvisorie, anche abbiamo individuato il sito che dall'ARPA è stato ritenuto idoneo per posizionare le centraline e per monitorare l'area. Anzi, io colgo l'occasione per dire che magari per il momento ne stiamo mettendo una, ma se è il caso noi siamo disponibili a che l'assessorato possa anche mettere altre centraline nel territorio, giusto per riuscire a monitorare un po' tutto il territorio del comune. Questo anche per cacciare via i cattivi pensieri di qualcuno che dice ci sono interessi privati, qualcuno che vuole garantire l'Italcementi. Assolutamente, anzi noi l'obiettivo principale da parte nostra è di garantire la salute dei cittadini, anzi noi siamo stati anche in passato, abbiamo fatto rilievi, osservazioni, richieste all'Italcementi sulla qualità dell'aria e così via discorrendo, quindi noi siamo i primi a volere che le centraline si mettano e anzi se una è poca faremo richiesta anche di metterne altre sparse nel territorio. Bene, 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 noi vedremo quando saranno messe queste centraline, anche perché c'è il Movimento 5 Stelle che è molto attento e ci informa puntualmente. Dalla Italcementi passiamo di Isola delle Femmine, passiamo alla distilleria Bertolino di Partinico, perché è stata presentata al Parlamento europeo un'interrogazione a firma dell'onorevole Eleonora Forenza. Il problema Bertolino Partinico, secondo l'onorevole di Selle, ci sarebbero una serie di irregolarità riguardanti la distilleria Bertolino e che le istituzioni locali non affrontano. Dunque toccherà all'Unione Europea adesso dare una risposta all'interrogazione parlamentare. La distilleria Bertolino di Partinico ha ma vantarsi di essere la distilleria più grande d'Europa, è un'industria insalubre di prima classe, ha scritto nell'interrogazione la parlamentare onorevole Forenza, che secondo le normative ambientali producendo vapori, gas o altre esalazioni insalubri dovrebbe trovarsi isolata nelle campagne e comunque tenuta lontana dalle abitazioni ed invece si trova in pieno centro abitato in violazione peraltro anche del PRG del comune di Partinico che classifica quell'area come D2. Dove è autorizzata la realizzazione di impianti industriali e artigianali innocui, ossia quelli che non producono fumo né esalazioni né rumori molesti. La ditta ha lavorato senza impianto di depurazione fino al giugno del 1993. Negli anni 2000, continua nell'interrogazione il deputato europeo di Selle,
fino alle, scusate, la distilleria ha subito diversi sequestri da parte della magistratura e un processo per diversi capi di imputazione collegati alle esalazioni modeste messe in atmosfera che hanno provocato la reazione della popolazione. Ancora oggi la vicenda giudiziaria non si è chiusa ed è in corso un nuovo processo. La distilleria Bertolino lavora oggi con autorizzazioni scadute che hanno dimostrato ampiamente le vertenze che negli ultimi tempi i gruppi ambientalisti di Partinico hanno dovuto portare avanti. Adesso se ne occuperà anche la Commissione ambientale in Parlamento europeo. Adesso notizie sportive, partiamo da Termini Imerese, dove la Polisportiva Olimpia ha organizzato in occasione della festa del papà e dei festeggiamenti di San Giuseppe una gara di nuoto. Scopo della manifestazione è stato festeggiare San Giuseppe e i papà, ma soprattutto i più piccoli nuotatori della Polisportiva che si sono divertiti in questa giornata di festa. Alla gara di nuoto hanno partecipato 60 atleti provenienti da tutto il circondario di Termini Imerese. Il servizio di Francesca Giunta, il montaggio di Giuseppe Preiti, naturalmente grazie alla collaborazione di Tele Video Imera. Ci troviamo alla Polisportiva Olimpia di Termini Imerese, dove oggi, in occasione della festa del papà, sono state organizzate alcune gare di nuoto, a partecipare 60 atleti provenienti da Termini Imerese e dal circondario. Presidente, oggi questa manifestazione in occasione della festa del papà. Niente, praticamente abbiamo organizzato questa piccola manifestazione sociale per festeggiare soprattutto il papà, ma abbiamo festeggiato principalmente i bambini. Ovviamente noi facciamo un campionato di nuoto, di mini pallanuoto e tante altre attività, però oggi proprio per far sì che questi ragazzini, soprattutto i più piccoli, abbiamo bambini di 2 anni, di 1 anno e mezzo, addirittura ragazzini di 18 mesi, praticamente abbiamo fatto in modo di organizzare questa manifestazione, ma proprio a modo di divertimento, per festeggiare San Giuseppe, ma soprattutto il papà e ancora di più i nostri piccoli nuotatori. Principalmente per cercare di divulgare la disciplina del nuoto, perché purtroppo dalle nostre parti ancora la gente non capisce che il nuoto significa prevenzione, sicurezza a mare, sicurezza nelle piscine, sicurezza in tutti i posti dove c'è un bacino d'acqua. Quindi vogliamo dare questo, questo input alla gente per far sì che la sicurezza nel prossimo futuro sia la nostra principale, chiamiamola missione. Lui è Danilo D'Ascoli, uno degli istruttori che allena la squadra di questa Polisportiva Olimpia. I ragazzini praticamente si allenano con molto impegno tutti i giorni, fanno fatica, i genitori, tutti li accompagnano, noi dedichiamo tutti noi stessi all'allenamento. Oggi la manifestazione mi sembra sia andata benissimo, una gara fantastica. In bocca al lupo a tutti i bambini. Questa è stata la mia prima esperienza a livello di gara, diciamo così, perché già con i bambini piccoli ho avuto modo di fare le prime lezioni, tavoletta, i giochi, i classici giochi. Però organizzare una gara del genere già è un qualcosa di più impegnativo, quindi sì, sicuramente una bella esperienza. Siamo con Alessandra Manfrai, lei è una mamma di un atleta. Questa esperienza oggi è quanto tempo suo figlio fa il nuoto? Mio figlio fa nuoto da circa un annetto, è stata un'esperienza meravigliosa, bella, per noi genitori è stato veramente qualcosa di fantastico. I nostri figli oggi hanno gareggiato, ma soprattutto si sono divertiti e hanno fatto divertire anche noi tantissimo. Lui invece è Giovanni Di Carlo, un papà, oggi la festa del papà, un papà di un atleta. Sono il papà di Floriana. Oggi ha gareggiato, ha fatto un bellissimo secondo posto e siamo contentissimi. Hanno organizzato questa bella manifestazione, era doveroso partecipare. Sono contento. Allora vi siete divertiti? È stato bello, una bella giornata.
dal nuoto al tennis, spostandoci a Partinico, ancora un buon piazzamento è importante per il tennis partenicese. La polisportiva Partenico ha infatti ottenuto un buon secondo posto nel campionato invernale di Serie C femminile con le sue tre giovani atlete, tutte under 16, Asia Ferro, Antonella De Luca e Giulia Geraci. Lo scorso anno le stesse atlete avevano ottenuto solamente un quarto posto, mentre quest'anno sono riuscite a scalare la classifica regionale. Prossimo obiettivo per la società tennista di Partenico sarà quello dei campionati primaverili che partiranno a breve. Seguiamo l'intervista con Giacomo Crocco. Campionato è campionato di Serie C femminile, campionato invernale. E abbiamo raggiunto la promozione in Serie B, raggiungendo essendo secondi in classifica, perdendo solo con l'ECT Palermo, che è una squadra al di sopra di noi come livello tecnico. Le ragazze si sono comportate bene, quella che ha vinto è la squadra, perché le ragazze si sono affiatate, abbiamo vinto molti incontri al doppio decisivo, quindi significa che c'è squadra. Le ragazze l'anno scorso sono arrivate quarte, quest'anno già è seconda, quindi si spera ancora meglio. Quali sono i prossimi appuntamenti della società? Speriamo e ci crediamo di raggiungere buoni obiettivi con i campionati di primavera che inizieranno a breve, che abbiamo una scuola tennis abbastanza buona. E sono sicuro che vi chiamerò di nuovo per festeggiare qualche altra promozione. Noi abbiamo come squadra qualche 8-9 squadre. Abbiamo due under 12, uno under 10, e la squadra under 16 femminile, poi abbiamo due squadre under 16 maschile e poi una squadra under 14 maschile. Quindi c'è una buona scuola tennis. Questo per oggi era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che questa sera vedrete la replica alle 21.15 del Popolo Sovrano, si parlerà di disabilità e tra gli ospiti di studio ci sarà anche il direttore generale dell'ASP di Palermo, Antonino Candela. Grazie ancora per averci seguito, arrivederci.